La chiamavano Milano da bere. Io me la ricordo benissimo. Milano da bere era gli anni 80 e qui in galleria c'era la vita milanese. Questa Prada non c'era. Miuccia all'epoca vendeva le sue borse da un negozio più piccolo dell'altra parte. Poi Savini, il ristorante più importante degli anni 80, i banchieri, gli industriali venivano a Savini sempre, molto elegante. Una società che sembrava un grande fermento, ma non lo era. Erano gli anni di boom, di Ben Gori, di un'Italia che non conosceva i suoi limiti. Un'Italia che cresceva in quegli anni 80, ricchezza per tutti. Milano era fiero. E qui in Piazza Scala io ricordo benissimo i simboli del vecchio potere. Ricordo il palazzo del sindaco, naturalmente. Ricordo anche la Banca Commerciale Italiana, la famosa Comet, una specie di bancomat ad un certo punto per Raul Gardini. Ricordo in quel ufficio lì, sul piano nobile, una conversazione con Raul Gardini al telefono. Gardini chiedeva un prestito. Bragiotti, senza andare al comitato di credito, ha detto: sì, dovrei disturbare il comitato di credito, ma 600 si può fare. Milioni, miliardi di lire all'epoca. Era legato a Montelis in qualche operazione degli anni 80. Non dimenticherò mai quella conversazione fra Bragiotti e Gardini. E c'era la lottizzazione politica anche alla Scala. Anche il direttore e il soprintendente della Scala era scelto perché era socialista, o democristiano, o CAF, o Andreotti, o questo o quello. E accanto alla Scala c'era via Filodrammatici, dove c'era l'ufficio di Enrico Cuccia, quel folletto che comandava una ragnatela del potere finanziario. Tutelava gli interessi di vecchie famiglie, teneva fuori la concorrenza. Non c'era un mercato libero, non era un complotto. Era la ragnatela del potere economico degli anni 80. In un'Italia incosciente, un'Italia che non sapeva che stava sprecando soldi, che stava creando un debito che oggi è caduto sulle nostre spalle. Piazza Cavour. Venivo qui ogni mattina perché avevo l'ufficio del Financial Times, redazione milanese, qui, in questo palazzo dell'epoca fascista, il Palazzo della Stampa. All'epoca, negli anni 80, tutti i giornali c'erano, oggi no. Ma all'epoca io seguivo tutto da qui. Andavo a incontrare Leopoldo Pirelli, a intervistarlo. Lui fumava le sigarette a catena, terribile. Andavo a Torino a intervistare Gianni Agnelli, partivo da qui. Cesare Romiti, Giorgio Garuzzo, Vittorio Ghidella, tutti della Fiat. Andavo da qui a intervistare De Benedetti e Gardini. E i banchieri, e tutti quanti, salvo Cuccia che non ha mai concesso un'intervista. Ho anche coniato il termine The New Italy, la Nuova Italia. Questa è Via della Spiga. Negli anni 80 stava nascendo come mecca della moda mondiale. Qui c'erano tutte le marche, non solo Armani e Versace. Gianni Versace mi invitava spesso a colazione qui in Via della Spiga da lui, spesso accompagnato suo fratello Santo. C'era poco in vista Donatella all'epoca. Ma c'era arte, c'era moda. Era un momento per Milano in cui la moda, la finanza, l'arte contemporanea, tutto andava alle stelle. I prezzi, ma anche il brio. C'era un momento di grande successo. I milanesi sentivano forti, gli italiani si sentivano importanti. Si diceva all'epoca, quando la borsa va su, l'arte anche. Piazza Affari, la borsa. All'epoca, negli anni 80, era un roulette, un casino. Non c'erano regole.
un blackout morale. Gli anni Ottanta era un decennio veramente di Ben Gori, ma era anche un decennio senza scrupolo. Ma quanto è cambiato per i piccoli risparmiatori oggi? Quanto è cambiato per i cittadini italiani? Il potere è sempre lì. It's a rich man's world. C'era una volta la Milano da bere. Il paese sembrava sulla rampa di lancio di un periodo di crescita meravigliosa. Invece non è andato così. La crescita negli ultimi 20 anni è stata mediamente 1 punto percentuale all'anno, anche meno, 0,8%. Questo non è crescita. Il paese non è riuscito a fare le riforme importanti. E tutto questo in un'atmosfera in cui la politica non ha offerto le risposte. Perché tutto questo? Per il debito? Per la mediocrità della classe dirigente? L'Italia è rimasto un paese di corporazioni, di interessi da proteggere. Un paese che fa fatica a avviare veri cambiamenti. L'Italia nel 2014 è rimasto un paese conservatore. Il Gattopardo regna ancora sovrano.